i testardi di anima, i rigidi, non capiscono cosa sia la misericordia di Dio. Sono come Giona. Noi dobbiamo predicare questo, e che questi vengono puniti perché hanno fatto tal male e devono andare in inferno, e così è tutto. I rigidi non sanno allargare il cuore come il Signore. I rigidi sono pusillanimi, col piccolo cuore chiuso lì, attaccati alla nuda giustizia, e dimenticano che la giustizia di Dio si è fatta carne nel suo Figlio, si è fatta misericordia, si è fatta perdono. Che il cuore di Dio sempre è aperto al perdono. E non è facile capire la misericordia di Dio, non è facile. Ci vuole tanta preghiera per capirla, perché è una grazia. Noi siamo abituati a me l'hai fatto, te la farò. Quella giustizia, hai fatto? Paghi. Ma Gesù ha pagato per noi e continua a pagare. Questo è il messaggio di questo libro profetico. Un dialogo fra la profezia, la penitenza, la misericordia e la pusillanimità o la testardaggine. Ma sempre vince la misericordia di Dio, perché è la sua onnipotenza che si manifesta proprio nella misericordia. Io mi permetto di consigliarvi oggi di prendere la Bibbia e leggere questo libro di Giona. È piccolissimo, sono 3 pagine. E guardare come fa il Signore, come è la misericordia del Signore, come il Signore trasforma i nostri cuori, e ringraziare il Signore perché Lui è tanto misericordioso.